il momento di mettere la freccia, è il momento di tornare vera Juve. Dall'Olimpico di Torino, buona serata da Giulio Sala. Tutto pronto per l'inizio dell'incontro, arbitra il signor Brighi. È iniziata Juventus-Cagliari, pronti a sfruttare un'eventuale ribattuta. Il traversone di Pepe intanto messo fuori, arriva proprio Krasic, carica il destro, Milos! Krasic, 13° minuto, il primo gol in bianconero. Va a festeggiare giustamente con il pollice in bocca per ricordare a tutti che presto diventerà papà. Attenzione ancora a Lazzari, che adesso ha un po' troppo spazio lì sulla destra. Krasic fa fatica a tornare, Lazzari mette in mezzo e c'è il pareggio del Cagliari. Il gol di Matri. Sul pallone lo riconquista Caparbio Amauri, quindi il traversone di Pepe, secondo palo, Milos! Krasic! Doppietta! Un fenomeno all'Olimpico, 34° minuto, il raddoppio di Milos. Parte Kossu, il cross, va il colpo di testa e al miracolo Storari, straordinario riflesso. Il traversone, intanto il colpo di testa, poi il pallone che resta lì e termina in rete. Serie di rimpalli, forse Chiellini, forse Iaquinta, lo chiarirà solo il replay, forse Bonucci. La Juventus si porta sul 3-1. Il traversone sul secondo palo, il colpo di testa proprio di Amauri, poi Krasic, limite dell'area, ancora Milos! Milos! Krasic! 25° minuto, tripletta! Turbo Milos! E sono 4 per la Juve! Del Piero, allora da Matri, quindi Lazzari toccato da Pepe, prosegue comunque nell'azione, il pallone ancora per Matri, da due passi il gol del Cagliari e ci siamo fatti bucare in verticale. Finisce qui 4-2 per la Juventus sul Cagliari, era una partita delicata.